Buonasera a tutti e benvenuti anche questa sera al Teatro Pileo di Prata di Pordenone. Do il benvenuto a chi ci sta seguendo già da ottobre e anche a chi è la prima volta che ci segue. Benvenuti davvero questa sera qui. Prata d'Autore continua da anni e in quest'anno è continuato anche durante la pandemia online su questa nuova piazza virtuale che ci siamo abituati ormai a conoscere e anche a apprezzare. Speriamo ovviamente di poter tornare in presenza, ma per il momento siamo felicissimi di incontrare qui i nostri autori. Io sono Lucia Romano e vi do il benvenuto anche da parte di tutto lo staff di Orto Teatro, che come sempre ringrazio perché è un supporto importantissimo. C'è Fabio alla regia che mi girerà anche i vostri commenti se vorrete interagire con qualche domanda, magari su Facebook. Sappiate che la leggeremo e la leggerò nei limiti del possibile. Quindi grazie per essere qui e grazie tantissimo all'amministrazione comunale di Prata di Pordenone e alla biblioteca che rendono possibile questa rassegna, grazie alla collaborazione appunto tra di noi. Ringrazio l'assessore Katia Cescon che è qui con noi e a cui do la parola per un saluto, come sempre. Grazie Katia, a te. Buonasera a tutti, buonasera e benvenuti a questo nuovo appuntamento di Prata d'Autore. Io vi porto il mio saluto e il saluto di tutta l'amministrazione comunale. Come di consuetudine vorrei partire ringraziando appunto chi con noi collabora per l'organizzazione e la riuscita di questa bellissima rassegna che ormai è arrivata verso la fine del quarto anno e che comunque sta riscuotendo un ottimo successo anche in questa versione virtuale. Quindi io ringrazio tutta la squadra di Orto Teatro, in particolar modo te, Lucia. Poi vorrei ringraziare anche Fabio e Paolo che sono lì con te per la registrazione di questa serata che potrete tranquillamente rivedere e anche condividere con i vostri amici. E poi vorrei ringraziare e salutare anche uno dei pilastri importanti di questa rassegna, che è la nostra bibliotecaria Lea Del Negro, che è qui con noi collegata. Ciao Lea. E un grande benvenuto ad Alice Basso. Finalmente ti abbiamo a Prata d'Autore. Sono contentissima che tu faccia parte di questa bellissima edizione. Grazie mille, io sono veramente felicissima. Ecco, Alice è una di quelle scrittrici che non deludono mai, perché i lettori lo sanno, quando magari si inizia a leggere un qualcosa di uno scrittore e poi si vuole proseguire a leggere altri libri, alle volte il secondo libro delude un po' le aspettative. E invece con Alice questo non succede mai. Io ne ho letti già parecchi suoi e ogni volta è un'emozione diversa e ogni volta è un qualcosa di più, quindi io sono veramente felicissima che tu sia qui con noi a presentare questo libro. Tra l'altro, appunto si sta parlando del Morso della Vipera, tra l'altro è la tua ultima presentazione perché fra un paio di settimane uscirà il seguito. E sì, appunto, non è un segreto, ma questo è il primo di una serie di 5 libri che io non vedo l'ora di leggere e che consiglio a tutti di andare in libreria, di acquistarlo o venire a trovarci in biblioteca perché la nostra bibliotecaria Lea ce l'ha, ve lo metterà da parte, quindi vi aspettiamo. Ecco, il Morso della Vipera a me è piaciuto tantissimo. E innanzitutto perché è ambientato in un periodo particolare, insomma, nel 35, quindi durante il fascismo, e questo periodo storico è il grande protagonista del libro perché un po' tira le fila di tutto, perché influenza sicuramente i personaggi, il loro modo di vivere, il loro modo di pensare. E non sempre libero, lo sappiamo, e anche le loro relazioni con gli altri, quindi sicuramente è il grande protagonista. E poi voi, non so, vi direte, libro sul fascismo sarà un po' pesante, sarà un po' cupo, in realtà no, è tutt'altro, è bellissimo, e si legge veramente tutto d'un fiato, i personaggi sono molto molto particolari. E vi dirò anche che
Certe parti vi regaleranno anche dei sorrisi perché ci sono dei personaggi anche simpatici all'interno del libro. Quindi sicuramente consigliato. Grazie Alice per averci regalato queste bellissime emozioni. Io adesso vi lascio con Alice e Lucia. Mi raccomando, continuate a seguirci, a sostenerci, perché per noi è importantissimo. Vi lancio l'appuntamento del prossimo mese con Alberto Cancian, il 27 di maggio, con The Journey of Joy Asia, il suo libro del suo secondo viaggio in Asia, La ricerca delle felicità. Quindi un'altra bella serata da non perdere. Grazie e buona serata a tutti. Grazie a te Katia, splendida come sempre, hai fatto davvero un ottimo assunto di tutto quello che ci aspetta questa sera. Il libro della Biblioteca di Prata in questi giorni ce l'ho io, perché dovete sapere che il libro Il morso della vipera è disponibile anche in versione ebook, quindi chi si è convertito un po' come me a questo tipo di lettura lo trova anche in digitale ovviamente, e sarà mia premura riportarlo in Biblioteca Prata nei prossimi giorni, ma ci tenevo insomma a mostrarvi anche questa bellissima copertina, quindi ad avere anche la versione a colori, diciamo così. Bene, è giunto davvero il momento di cominciare a presentarvi questo romanzo e prima di tutto a presentare l'autrice. Alice Basso è una scrittrice che vive in Piemonte, quindi nella provincia di Torino, Val di Susa, e lei lavora anche proprio con i libri perché di mestiere fa l'editor e le piace tradurre. Ho visto anche un libro illustrato da Alice Basso, quindi anche disegnare, suonare, quindi proprio un artista, possiamo dire, a tutto tondo, che noi questa sera siamo davvero onorati di avere qui, che molti lettori già conoscono, come diceva giustamente l'assessore Katia Cescon, per tutta la saga precedente dedicata a questa protagonista ghostwriter Vani Sarka, e che con questo romanzo inaugura una nuova serie di romanzi con una nuova protagonista, Anita Bo. Anita Bo è una giovane ragazza che lascio anche un po' presentare a te, Alice, in modo che io mi taccio e cominciamo a ascoltare anche la tua voce, a vederti. Quindi grazie, grazie, grazie per essere qui. Raccontaci un po' chi è Anita Bo. Allora, no, ma guarda che hai fatto bene a parlare tu, perché poi io, cioè, sono logorroica, quindi una volta che attacco diventa molto difficile. Quindi va bene. Hai fatto molto bene, anzi interrompimi senza pietà se mi lascio prendere. Siamo qui ad ascoltare te, quindi guarda, benissimo. No, ma le probabilità che mi lasci prendere sono molto alte, perché, come dicevi prima, questa mi sa che è proprio l'ultima presentazione del Morso della Vipera, quindi se ho delle cose che mi sono rimaste lì da dire è l'ultima occasione per sparare le cartucce rimaste in canna, quindi potrebbe essere un'occasione irripetibile. Allora, sì, la protagonista del Morso della Vipera si chiama Anita Bo, questo l'hai detto anche tu, è torinese, e la storia si ambienta a Torino. Tu hai detto che io vivo in Piemonte, vivo appena fuori di Torino, ma Anita vive proprio nel centro di Torino, e Torino, come anche per la serie precedente, è l'ambientazione della vicenda ed è anche un po' uno dei protagonisti, perché non è un caso che io abbia ambientato entrambe le saghe a Torino. Torino è una città che si presta tantissimo a farci della letteratura sopra, in particolare se si parla di periodi caldi come questo. Sempre è stata una città dall'anima un po' particolare. Anita vive a Torino, dicevo, e vive in una fascia sociale che potrebbe, insomma, della quale potrebbe anche non lamentarsi. È una figlia di commercianti, quindi la famiglia tutto sommato se la passa anche bene. Non è un dettaglio da poco in un'epoca del genere, perché intorno c'è crisi, quello che si dice poco di quegli anni e che erano anni di grande povertà, e c'erano sui giornali, faceva furore Petronilla, che era una famosa, come si può dire, articolista al femminile, insegnava alle signore a fare economia, a fare pranzetti deliziosi con 2 lire, perché non c'erano soldi che giravano. Anita è fortunata in questo senso, perché i suoi genitori hanno una tabaccheria, se la passano abbastanza bene,
lei stessa non ha bisogno di lavorare, dettaglio molto importante, aiuta in tabaccheria, ma fondamentalmente passa il tempo aspettando il grande momento della vita di una ventenne di quegli anni, ovvero la proposta di matrimonio. Anita è sicura che la sua vita ruoterà attorno a quello, come un po' tutte le ragazze dell'epoca. Però è contenta, non è stupida Anita, è molto sveglia e sa che in quella prospettiva lì c'è per lei una dimensione di libertà. Poi si è scelta il partito giusto, si è scelta il futuro marito giusto, un Marcantonio biondo, prestante, ricco che non guasta e anche buono tutto sommato, uno molto innamorato di lei che le lascia fare quello che vuole. Quindi Anita vede nelle sue prospettive matrimoniali non la schiavitù, perlomeno non subito. Ci vede una forma di libertà, di libertà autorizzata per una ragazza dell'epoca. Se non fosse che quando la proposta arriva, e non sto spoilerando niente perché tutto questo succede nel capitolo 2, quando la proposta arriva, Anita ha una folgorazione. Anita si rende conto di colpo di non essere pronta. Si rende conto che per quanto le prospettive siano tutto sommato piacevoli rispetto, gradevoli, sopportabili rispetto a quelle di tante altre ragazze, per quanto vada a sposarsi bene, come si diceva all'epoca, in realtà non sarà comunque la vita che lei desidera, perché sarà una vita da reclusa, sarà la vita di una donna in epoca fascista, cioè stimata per il numero di figli che riesce a fare, per la devozione che riesce a esprimere verso il marito e per il polso che ha sul suo unico minuscolo regno, che sarà quello della casa. Allora Anita non è una alla quale piaccia sentirsi dire cosa deve fare, è una personalità ribelle, anche se tenta di tenerla sotto, ma neanche tanto in realtà tenta di tenerla sotto controllo. Quando si rende conto di non essere pronta, scende a compromessi con Corrado, che è il futuro marito, e gli strappa questa promessa: fammi lavorare per 6 mesi, vado a lavorare, io ho studiato per fare la dattilografa, fammi andare a fare la dattilografa per 6 mesi, per vedere com'è fare la vita della donna indipendente che porta a casa i suoi soldi, che ha le sue entrate, che interagisce con il mondo, con la società produttiva. Dopo 6 mesi deporrò il grembiule nero dell'impiegata e ti sposerò senza battere ciglio, faremo tutti i figli che vuoi, tra parentesi Corrado ne vuole 6, che sono tanti persino per i sogni che Anita nutriva. E però il compromesso è fatto, Corrado non sa dirle di no. Tra l'altro Anita va detto, è una gran bella figliola, questo probabilmente incide sul fatto che Corrado non sappia mai dirle di no, e di conseguenza Anita riesce ad andare a lavorare. All'inizio di questo libro è anche l'inizio della sua carriera di dattilografa, che è una carriera per la quale lei tra l'altro non è per niente portata, perché già faceva schifo alla scuola per dattilografa, figuriamoci adesso che la cosa si fa seria e deve proprio lavorare. E però in realtà sarà l'inizio di una grande avventura che a un certo punto si tingerà anche pesantemente di giallo. È un'avventura che stupisce tutti, o meglio una scelta che stupisce tutti, in primis lei, che si trova a dover gestire un po' questa emozione, che questa folgorazione che le arriva di voler lavorare, e stupisce la madre, che non è per niente contenta, perché questa donna Marielle è davvero simpatica e colorata come personaggio, dice: ma se non hai neanche mai lavorato nella tabaccheria di famiglia, cosa, come pensi sia il mondo del lavoro? La deve svegliare la mattina, quindi insomma la mette in guardia rispetto anche a tutte le fatiche del lavoro che Anita proprio non conosce. E, è stupita l'amica Clara, che è sempre insieme, insomma, con cui lei si confronta, ed è stupita anche questa anziana professoressa, che è un po' la loro guru, era la professoressa dell'università, Candida, che Anita va a trovare sperando di ricevere dei consigli, delle dritte, diventano dei bei momenti anche quelli di dialogo con Candida, che a volte in una nube di fumo, perché è una protagonista, è un personaggio che fuma tantissimo, concede delle perle di saggezza, dei consigli, dei suggerimenti ad Anita e a Clara, che è un po' diciamo è un po' più con i piedi per terra e cerca di tenere l'amica sempre con i piedi per terra. Insomma, Anita si trova a fare un colloquio per cominciare a lavorare come dattilografa, e con tutti i suoi modi di dire colorati, con i pensieri ancora più strampalati, si trova in sala d'attesa di questo studio in cui vengono tradotti romanzi gialli, e deve provare a farsi valere. In realtà
qui la sua bellezza gioca un po' un ruolo, perché il dubbio che venga presa in questo lavoro anche per il suo aspetto fisico ce lo abbiamo ovviamente come lettori, perché ci sarebbe chi è più bravo di lei. Infatti diciamo che non è proprio una scelta condivisa da tutte le persone di quell'ufficio. Insomma, fatto sta che inizia a tradurre libri gialli. Anita inizia a fare questo lavoro, ad essere impegnata in questo compito, che all'inizio è faticosissimo, perché appunto lei neanche li leggeva i romanzi gialli, si trova a tradurli, e poi insomma la storia si complica un pochettino. Qui non entriamo troppo nei dettagli per non spoilerare, ma possiamo dire che davvero si crea una trama interessante insieme a quest'altro protagonista importante del racconto, che è, lo lascio dire a te, come lo chiamiamo? Coso, come lo chiamiamo? Il nome ufficiale sarebbe Sebastiano Sattascona. In realtà, esatto. Anita lo odia per un terzo del libro e lo chiama Satta Coso, Satta quello lì, Satta Precisino, perché ha preso anche Pignolo. Esatto, e quindi inizia anche un po' questa amicizia, possiamo dire, tra di loro, perché da colleghi insomma si trovano poi a condividere le giornate, il lavoro, le fatiche e quant'altro. Come mai hai scelto proprio un posto dove si traducono libri gialli? Qui entriamo anche un po' proprio nel vivo delle scelte tue, insomma, perché hai deciso di far tradurre dei libri gialli ad Anita? Ah, grazie della domanda, perché tu devi sapere che questo libro viene spessissimo presentato, anche per ragioni comprensibili, come la storia di una dattilografa. E va bene, perché in effetti è una storia di emancipazione femminile, e che è un po' la storia di tutte le dattilografe di quegli anni, anzi direi di tutta la prima metà del secolo scorso. La dattilografia è stata uno di quelle discipline, di quei mestieri che hanno permesso più di tantissimi altri l'emancipazione delle ragazze. Una volta, se tu volevi avere una tua indipendenza, una delle pochissime strade che potevi intraprendere era andare a fare la dattilografa. C'erano anche le operaie, certamente, però era già un'altra fascia sociale ed era già diverso. La modernità della donna è nata davanti alle Olivetti. E quindi va benissimo, però di questa metà di storia la protagonista è Anita, e noi seguiamo, perché insomma seguiamo principalmente lei. Però c'è un'altra fetta di storia che io ho voluto mettere dentro al libro, anzi ti direi che l'ispirazione del libro è nata proprio dalla collisione fra queste due linee ispirazionali, diciamo, le linee narrative. Da una parte la storia dell'emancipazione di una ragazza attraverso la dattilografia, e dall'altra la storia dei gialli sotto il fascismo, che è una storia interessantissima, che io non avevo mai approfondito benissimo, lo confesso, finché non ho dovuto studiarla per andare a tenere dei corsi sulla storia del genere giallo. La storia del genere giallo alle origini in Italia è segnatissima dalle influenze del regime, perché in quegli anni lì, negli anni 20, tardi anni 20, inizio anni 30, il giallo diventa un genere popolare in Italia. Nascono i gialli Mondadori, no? La famosa collana dei gialli Mondadori nasce nel 29. E poi cominciano ad arrivare un sacco di opere in traduzione. E quindi gli italiani innanzitutto si innamorano dei gialli stranieri. E qui c'è già metà della risposta, no? Diventano tutti pazzi per il thriller, per il giallo enigmistico, no? Quello in cui fai a gara con l'investigatore per scoprire chi è il colpevole, raccogliendo indizi, no? Che poi sono i tipici gialli da Agatha Christie e Sherlock Holmes. Però in quegli anni nasce anche il noir, che è una letteratura fondamentalmente di denuncia. Il noir, per intenderci, è la letteratura gialla all'inizio anche un po' caricaturale, hard-boiled, in cui c'è il detective con l'impermeabile, intriso di pioggia, la faccia stazzonata, la barba un po' lunga, che si rintana nei bar malfamati per bersi il suo barbone a fine serata, intanto estrae delle informazioni dal barista che sta attento, gli fa l'informatore, poi viene scazzottato in un vicolo, no? Queste atmosfere. E quello era un genere particolarissimo anche per gli americani stessi, perché era la prima volta che il giallo diventava un genere di denuncia. Scendeva nelle strade e si guardava attorno. Ora, gli italiani cosa succede? Succede che si innamorano di questo genere letterario, ma non possono farlo, possono solo tradurlo. Se cercano di farlo, anche quando lo traducono, a dire la verità, ma soprattutto quando cercano di farlo, si trovano una selva di paletti davanti, imposti dalla censura. Perché? Perché parlare di crimine in Italia significa ammetterne l'esistenza. E vuol dire che qualcuno dall'alto non è tanto felice di sentirsi rimarcare
che non è vero che ha sconfitto il crimine, che non è vero che ha sconfitto i disordini sociali e così via. E allora bisogna stare molto attenti. Se possibile, il cattivo deve venire fuori che è straniero. Quindi, se compare uno straniero in un racconto, sai già che il colpevole è lui e la suspense ti cade a picco. Bisogna far sì che il protagonista sia un rappresentante di valori condivisi dal regime, quindi sia possibilmente integerrimo, anche un po' moralista, anche un po' pedante. E infatti, sono gialli noiosissimi quelli che escono da questo stampino qui, no? Bene, il nostro giallista, quello che traduce i racconti gialli che Anita digita sulla macchina da scrivere, batte a macchina, vorrebbe tantissimo poter scrivere lui personalmente gialli come quelli americani, ma non può perché è intrappolato proprio da questa gabbia di doveri e di obblighi e di regole. E allora la nostra trama gialla, che a un certo punto si insinua nella vita di Anita e di Sebastiano, ruota appunto attorno a questa grande domanda, cioè come far tornare il giallo a essere un genere di denuncia sociale, un genere che gridi la verità, che apra la finestra, guardi quello che succede per strada e lo dica a tutti, anziché far finta che tutto vada bene. Ho risposto? O ho solo Certo, hai divagato? risposto in maniera anche molto, molto intrigante, molto interessante, anche perché poi, sì, io non direi che questo è un romanzo che parla di una dattilografa, è una storia molto più complessa, perché poi Anita si trova a scoprire delle verità e quindi si trova un po' dentro un giallo, dentro una, diciamo, una giustizia da rendere a una storia che giustizia non l'ha avuta. Ovviamente qui ci fermiamo con la trama perché è giusto farvela scoprire. Ovviamente dovrete scoprirla entro questi giorni perché il 20 maggio, se tutto va bene, uscirà già il sequel, quindi vi invito davvero a prendere il libro e lo leggerete velocissimamente perché è molto, molto, molto appassionante. E dicevamo che qui entra un po' in gioco lo stile del teatro nel teatro, il gioco della finzione, perché Anita, da semplice, tra virgolette, dattilografa, si trova immersa a sua volta in una storia a cui vuole rendere giustizia. E quindi anche emerge un po' il potere della letteratura nel appunto poter rendere giustizia a un caso che giustizia non l'ha avuta, un caso reale, a una signora insomma che tutti credono pazza, che dice delle cose e Anita decide di prestarle ascolto. Quindi capite che insomma non si può dire solo che è una storia di una dattilografa, è molto di più. Quindi come dicevi tu ci sono un po' i due filoni, quello dell'emancipazione femminile che è un tema non di poco conto, direi, perché come dicevi tu, insomma, a quegli anni una donna che dovesse decidere di lavorare stava facendo una scelta molto forte, tanto più una donna che non aveva bisogno di lavorare, quindi anche questo, insomma, molto, molto più forte. Poi ti ho sentito dire in un'intervista questa cosa, che le dattilografe in particolare avevano proprio un ruolo sociale, potremmo dire, perché lavoravano nelle aziende, quindi erano a contatto anche proprio con la società mondana. Quindi questo è un filone interessante, il filone del giallo, il tutto condito con uno stile leggero, frizzante, cioè davvero non immaginatevi una cartolina in bianco e nero, ma è un racconto che vi tiene coinvolti. Questo stile, come ti nasce Alice? Come noi in questi incontri vogliamo anche un po' sondare, caspita, riuscire a raccontare e a ambientare una storia nel 35 a Torino con questa leggerezza, penso che non sia una cosa semplicissima. Parlici un po' di questo stile, Alice. Guarda, anche qua, grazie della domanda, perché effettivamente è una cosa a cui tengo tantissimo. Io avevo il terrore che leggendo la lettera di copertina, no? La presentazione sulla lettera di copertina, le persone pensassero, oddio, no, l'ennesima storia ambientata nel ventennio, che palle, e pensassero, come hai detto tu, alla cartolina in bianco e nero. Perché poi noi abbiamo quell'immaginario lì, no? Dell'epoca, abbiamo le foto delle parate marziali, dei ragazzini in divisa, dei balilla che fanno le loro paratine minori durante il sabato fascista, tutte queste cose terribili e deprimenti, no? Però io ho pensato una cosa, e questo è un ragionamento che ho già detto più volte, infatti no, dicevo oggi sparo le ultime cartucce, in realtà mi trovo a ripetere poi cose che ho detto tante volte, ma nelle quali credo molto. Io ho pensato a mia nonna. Allora, mia nonna era un tipo molto simpatico, molto buffo, con un caratterino che ne ha fatte nella vita, e ogni tanto scoppiava a ridere quando rideva lei, non c'era verso di star seri nella stanza perché
era la risata più contagiosa che io avessi mai visto in vita mia. E io mi sono detta, ma la nonna, ma sarà mica diventata spiritosa? Avrà mica avuto tutta sta voglia di divertirsi solo dal 45 in poi? Secondo me, quando la donna era giovane, mia nonna era del 26, quindi si è fatta la guerra da adolescente. Secondo me, quando era ragazzina e quando era giovane, ce l'aveva già sta voglia di ridere, di scherzare, di giocare con le sue amiche. Ma vuoi che tornando a casa da scuola con le sue amiche non facessero battute, non si dessero di gomito, non avessero il loro vocabolario condiviso, privato, come tutte le coppie di amiche, tutti i gruppi di amici, no? Che sai che dici una cosa, l'altro ride, nessuno capisce perché ridete, ma per voi è la battuta più bella del mondo perché avete il vostro codice Morse segreto, no? Vuoi che non fosse così anche in quegli anni? Secondo me sì. Che poi a un certo punto la realtà si scontrasse con le conseguenze pratiche di quel clima lì, perché poi non si tratta di leggi o di regolamentazioni che rimangono per aria, andavano a incidere nella quotidianità delle persone. Quindi a un certo punto tu potevi vederti la ronda fascista che passava, potevi essere ripresa dal funzionario rionale del fascio e così via. Non era una realtà staccata dalla tua quotidianità, quella del governo che c'era. Però nella tua quotidianità c'erano sicuramente, secondo me, anche le risate, gli scherzi con gli amici, le occhiate al tizio che ti piaceva, che stava nel quartiere di fianco, le scuse per andarci, queste cose qui. E io ho cercato di trasfondere questo nel romanzo. Non è possibile che ci si dimentichi che queste erano. Poi non gli si rende neanche giustizia, secondo me, se li si pensa in bianco e nero. Intendo dire le persone che hanno vissuto in quegli anni e magari a un'età in cui tipicamente hai voglia di divertirsi. Anita ha 20 anni. Anita e Clara, che è la sua migliore amica, hanno 20 anni, figurati. E io quello lì volevo che si sentisse che comunque sono due ragazze, sono fresche, sono divertenti, si vogliono divertire. E c'è questa cappa di oppressione che ogni tanto si para davanti a loro, contro la quale ogni tanto vanno a cottare, che non calza col loro umore, col loro spirito, con la loro verve. Ed è plausibile che loro guardino oltre e capiscano subito che c'è qualcosa che non va in quelle catene lì che arrivano dall'alto. E adesso, scusa, mentre parli vado ad accendere la luce perché qui nel frattempo è calata la tela. Mentre parlavo delle cartoline È in bianco e finalmente nero. calato il sole anche lì, perché insomma qui era già buio e siamo proprio agli opposti dell'Italia, quindi tranquilla, accendi pure la luce, il potere della tecnologia che riesce a tenerci vicino. Guarda, ci mancano gli incontri online, ma siamo così grati di poterci comunque. Ovviamente ho fatto franare tutto quanto. Ecco, bene, bene, bene. Adesso sei tornata, eccoti lì e sei bella luminosa. Come ti dicevo prima, sembri proprio in una tenda, guarda, qui siamo in teatro, tu in una tenda, ci sentiamo molto vicini e intimi e questo mi fa piacere. Sì, quindi capite che è un romanzo in cui si sorride, si mangia, si beve, c'è molta umanità. Questi personaggi sono tridimensionali, cioè non sono, diciamo così, delle sagome piazzate lì in quegli anni, ma hanno tutta una loro vita, una loro umanità che emerge in maniera simpatica, forte e divertente e che si può già un po' intuire dalla copertina. Volevo un po', per quello l'ho presa anche a colori, volevo parlare anche un po' della copertina perché è molto eloquente. Magari ti chiederei di raccontarci com'è nata, se l'hai scelta tu, se te l'hanno proposta, perché qui si vede anche un giornale, che è il giornale dove vengono pubblicati i gialli che Anita traduce. Questa rivista si chiama Saturnalia. Allora, una doppia domanda, un po' sulla copertina e un po' su Saturnalia. Ti sei documentata? Esisteva davvero Saturnalia o è frutto Saturnalia della fantasia? è frutto della fantasia, però è verosimile, cioè è plasmata su casi di riviste che esistevano. È un po' un misto fra il gusto cioè è il frutto della mescolanza fra il gusto per la rivista letteraria che c'era all'epoca. Io penso che noi ci ricordiamo, forse no, però un po' magari ci ricordiamo di tutto quello che abbiamo studiato a scuola sulle riviste letterarie che all'epoca lanciavano i nuovi scrittori. Era una tradizione molto sentita e molto radicata, apprezzata. E dall'altra parte le riviste popolari. Per esempio, erano gli anni in cui iniziava a imperversare, poi dopo sarebbe stato ancora più famoso in seguito, ma iniziava lì Piti Grilli con Le Grandi Firme, che era una rivista di racconti di penne famose e di penne esordienti. E
E poi dopo qualche anno sarebbe diventata famosa anche perché un famoso grafico avrebbe iniziato a disegnare sulla per la copertina di Le Grandi Firme delle donnine come delle pin-up, però un po' all'italiana, che poi sono diventate molto famose. Infatti si diceva proprio le signorine Grandi Firme, a un certo punto c'era questa espressione. Saturnalia è un po' un misto di queste due tendenze e nello specifico è dedicata al noir e al giallo, specialmente di importazione, perché in quegli anni lì andava tantissimo, quindi non c'è nulla di campato in aria in questa rivista. Però è vero che una rivista con quel nome, almeno che io sappia, non esisteva. Mi ha fatto molto ridere scoprire che un sacco di lettori l'hanno data assolutamente per esistente, non si sono neanche posti il dubbio, hanno dato per scontato che fosse una realtà storica e che fosse quindi perfettamente plausibile. Io ho molto gongolato perché voleva dire che allora la verosimiglianza c'era. E Chissà nella che copertina. potere. Esatto, e nella copertina che tu giustamente fai notare c'è questo dettaglio che a me è piaciuto da morire quando l'ho notato, ho fatto i salti di gioia. I bravissimi grafici hanno inserito nella copertina questo angolino di rivista e hanno fatto una copertina nella copertina, cioè si sono inventati il design, la grafica di Saturnalia del 35. Se uno va a guardare, c'è scritto 21 ottobre del 35, come dire, sotto la righina che divide il titolo dall'immagine di copertina. C'è scritto lire 50, che era verosimile, un prezzo verosimile per una rivista dell'epoca. Il font è accuratamente ricalcato su quelli che andavano nell'arte tipografica dell'epoca. Insomma, io quando l'ho vista sono impazzita di gioia, un dettaglio veramente raffinatissimo, delicatissimo, forse di leggermente, leggermente inverosimile nella copertina c'è il rosso, la quantità di rosso, perché in realtà le impiegate dell'epoca erano, ahimè, anzi, ahi loro, costrette a indossare dei pesantissimi grembiuli neri, perché se volevi lavorare il prezzo da pagare era spersonalizzarti, no? Se proprio una donna doveva lavorare, che almeno non rendesse così palese il fatto scandaloso di essere una donna, no? E quindi le infagottavano in cilindri di stoffa pesantissima nera, terribili. Quindi è un po' improbabile che Anita sul posto di lavoro possa sfoggiare maniche rosse e smalto rosso, però stava bene con la copertina. E poi il rosso è un colore molto da Anita, per cui approvato comunque, Esatto, simbolicamente. confermo. Rende l'idea del suo carattere deciso e frizzante, mi vengono questi termini, no? Quindi il rosso le si adatta, concordo con questa scelta, anche se non è, ma insomma, non ha neanche la pretesa di essere un romanzo storico, quindi ci si può divertire un po' con la fantasia e va bene così. Comincio a leggere qualche commento che sta arrivando in chat, così colgo l'occasione anche per dire a eventuali ascoltatori che si fossero connessi dopo che l'ho detto, che potete commentare e fare delle domande, insomma, mandare alcuni spunti e verranno letti nei limiti del possibile. Per esempio, c'è Claudia che dice: complimenti Alice per come sei riuscita a parlare in chiave ironica della politica linguistica del fascismo. Magari poi sul linguaggio facciamo un piccolo approfondimento perché anche quello merita di essere raccontato. Poi c'è Stefania che dice: chissà da chi avrà preso Alice, puntini puntini. Lorella dice: ho amato la writer, quindi anche i passati romanzi, e anche Alessia ci manda un saluto. Fermiamoci un attimo su questa cosa del linguaggio, perché anche il linguaggio di Anita, un po' come le sue unghie nella copertina, è molto colorito e colorato. Lei ama usare degli intercalari, Santa Polenta coi funghi, Santa Polenta fritta, ma ama anche, o meglio, non è lei che italianizza le parole inglesi, ma lei lo racconta perché pensa che la sua amica Clara lo fa in continuazione, quindi è un po' un gioco di specchi, nel senso che noi attraverso Anita ci racconta di questa abitudine di Clara che italianizza tutti i termini inglesi. Anche questa è una scelta linguistica simpatica, curiosa. In realtà è il loro gioco. Prima dicevo, no, che gli amici molto spesso, gli amici stretti di infanzia, sviluppano un loro codice e dei loro giochi privati che gli altri non capiscono, ma che per loro vogliono dire un sacco. E Anita e Clara hanno questo loro giochino che portano avanti da quando si conoscono. Loro si sono conosciute all'equivalente della scuola media, perché la scuola per dattilografe all'epoca copriva
gli anni che per noi oggi sono quelli delle scuole medie, quindi da quando avevano 11-12 anni fino ad oggi, che ne hanno 20, le due ragazze fanno questo giochetto costante fra di loro. Che giochetto è? Il giochetto di italianizzare forzatamente, in maniera assonante, ogni termine straniero che ricada casualmente nella conversazione. Per esempio, se io dico nonchalance e sono Clara, Anita mi guarderà con un certo scandalo, perché lo sanno tutti che vanno italianizzate le parole, il regime che lo chiede, e mi correggerà dicendo nonchalanza. Se io dico parure, lei mi dirà parura e così via. E ogni tanto questo gioco sfugge loro di mano, e anche quando stanno facendo un discorso molto serio, può capitare che una delle due non riesca a trattenersi, debba fare la battuta all'altra. Però in realtà Così, questa presa in giro è la presa in giro di un'abitudine che stava prendendo piede. Non era e non è mai stata, in realtà, questa è una cosa che si crede, però è un errore storico. Non è mai stata una legge, non è mai stata un obbligo, come dire, sanzionato, però è stato sempre, a partire dal 27, molto caldeggiato da parte delle autorità fasciste. Dove si poteva sostituire una parola straniera con una parola italiana, era bene farlo. Poi questa cosa prende tantissimo piede con l'istituzione del Minculpop, qualche anno dopo. Però già dal 27, quando Clara e Anita sono piccole, hanno 12 anni, cominciano a venire italianizzati i nomi dei posti. Loro vanno in vacanza a São Deduz, e quell'anno lì São Deduz diventa Salice Dunzio. E il papà di Anita, che è lì in vacanza, sta bevendo Genepi, dice: ma che cavolo lo chiamano Salice Dunzio, che non c'è un salice nell'arco di 50 miliardi di chilometri? E loro, le bambine, ridono molto, e da lì prendono questa abitudine di sfottere queste manie di italianizzazione forzata da parte del regime. E questa è una delle varie cose. L'altra cosa carina, carina, insomma, che mi sono divertita a fare nel far parlare Anita. Io ho evitato appositamente di farla parlare con gli stilemi e il lessico dell'epoca, perché alle nostre orecchie sarebbe suonato vecchio, mentre io volevo che si capisse che queste hanno 20 anni e pensano come delle ventenni e sentono come delle ventenni, e noi dobbiamo empatizzare con loro, non possiamo permettere che il linguaggio ci faccia da barriera, no? Però c'è una cosa che non potevo far loro assolutamente dire, e cioè le parolacce. Non posso certamente farle imprecare come imprecava Vanni Sarka, che era uno scaricatore di porto, sono anche stata molto sgridata per questo da alcuni lettori. E quindi dovevo trovare un modo per far sì che Anita, quando c'è qualcosa che le sta qui, potesse esclamare, potesse prorompere in interiezioni che fossero socialmente accettabili per il 1935 in bocca a una ragazza. A Torino si dice Santa Pulenta, e quindi lei dirà Santa Pulenta in 10.000 maniere diverse, a seconda della gradazione di scandalo o di stupore che vuole esprimere. Quindi ogni tanto le scappa un Santa Pulenta al sugo, ogni tanto un Santa Pulenta fritta, e così via. E devo dire che alcuni lettori mi hanno fatto tanto tanto ridere, e anche un po' commuovere, perché hanno fatto l'elenco, si sono annotati le varie interiezioni, hanno detto: cioè, la mia preferita è questa qua, ah, no, la mia preferita. E hanno fatto la classifica delle sante polente, come dirlo altrimenti? È stato veramente carino, Vabbè, è veramente. davvero bello e piacevole vedere come ti diverti a raccontarci queste cose. E io mi immagino davvero che una grande fetta del lavoro di scrittrice ti diverta, perché davvero questo emerge sia da come ce lo stai raccontando, sia anche proprio da romanzo. E quindi a noi piace sempre andare anche un po' dietro le quinte in questi incontri. Ma quando scrivi, come ti viene l'ispirazione per questi racconti e anche per tutte le dinamiche che ci stanno dietro? Hai dei momenti preferiti, la notte, la mattina? O ti metti le note vocali quando ti viene un'idea? Allora, ci sono, beh, è fatale, secondo me, se facciamo un sondaggio tra gli scrittori, tanti alzano la mano e annuiscono gravemente. È fatale che le idee migliori ti vengano quando non puoi prendere appunti, tipo quando sei in macchina, quando ti lavi i denti. Io l'idea della trama, della storia di Anita, me lo ricordo benissimo, l'ho avuto una mattina mentre mi lavavo i denti. Sai che proprio non c'era neanche lo specchio appannato su cui prendere appunti col dito. È stato lì che ho pensato che c'erano due filoni narrativi che mi piacevano un sacco. Uno era quello della storia delle dattilografe, l'altro era quello della storia dei giallisti nel fascismo, e lì ho pensato, sembra una banalità, però lì ho pensato per la prima volta: ma io prendo una dattilografa e la faccio andare a lavorare per un giallista, così due piccioni con una fava racconto tutto insieme. Ovviamente me la sono dovuta
scrivere nella scatola cranica perché non c'era modo altrimenti, però poi mi ha ossessionata per diverso tempo, per cui non me la sono certo dimenticata. Io sono una maniaca delle scalette in realtà, cioè appena posso prendere appunti, quando poi arrivo a mettere le mani su un pezzo di carta o sul mio computer, la prima cosa che faccio è sistematizzare e non mi metto a scrivere il romanzo vero e proprio finché non ho tutto l'impianto. Possibilmente non del romanzo solo, ma se mi puzza di serie, se mi sembra che possa esserci materiale per farne più di uno, di tutta la serie. Infatti l'avevo fatto anche con la prima serie, ma anche in questo caso mi sono trovata a scrivere. Poi una storia del genere offre veramente tantissimi scenari, tantissime possibilità di approfondimento. Ci sono i temi appunto della vita della donna, della prostituzione, perché c'erano le case di tolleranza, delle associazioni che proteggevano le ragazze madri, che sembravano una cosa tanto avanzata, tanto progressista, in realtà erano tutti dei loro retroscena. C'è il tema del cinema, perché Torino aveva appena finito di essere la capitale del cinema. Ci sono un sacco di scenari da esplorare. Io ho capito subito che in un romanzo solo non ci sarebbero stati. Quindi prima ho costruito l'impianto di quella che, se tutto va bene, potrebbe essere una pentalogia. E poi ho cominciato a scrivere il libro. E ogni tanto è difficile spiegare, cioè non tutti gli scrittori lavorano così, ce ne sono anche di quelli che si lasciano portare dove va la storia. E infatti va benissimo, non c'è un modo giusto, un modo sbagliato, ognuno ha il suo. Quando io spiego che mi viene spontaneo procedere così, ogni tanto vedo che qualcuno si irrigidisce, come per dire: oh mio Dio, non pensavo che fosse un ragioniere. Sembra tanto trascinata dall'ispirazione, in realtà dentro nasconde un impiegato della motorizzazione civile quadrato che prima si fa i suoi schemi e dopo. Invece per me questo modo di procedere è utilissimo perché prima ti smazzi tutti i problemi di organizzazione dei temi, no? Come incastrare le scene, quanto spazio dare a ogni sottotrama. Come alternare le scene di azione con le scene di umorismo, con le scene invece più intense emotivamente e così via. Una volta che hai fatto tutta la struttura bilanciata, basta, dopo devi solo divertirti. Non hai più altro a cui pensare se non il divertimento di scrivere la singola scena nel modo più appassionante possibile, in primis per te. E questa dimensione a me piace tantissimo, anche perché nel mio caso trovo che mi faccia risparmiare un sacco di tempo. Perché appunto ti risolvi tutti i problemi prima e dopo devi solo divertirti, poi riprendere senza dover ritornare nella storia e chiederti cosa far succedere dopo. Se ti interrompi, come tutti noi nella vita di tutti i giorni abbiamo degli slot in cui riusciamo a fare una certa cosa, quando finisci di scrivere poi riprendi se va bene il giorno dopo, se va come va sempre la settimana dopo, sai i doveri perché hai la tua mappa e riprendi sereno e quindi funziona anche da quel punto di vista. Utile probabilmente anche per questo il tuo lavoro di editor, nel senso che poi fa faciliti un po' forse anche il lavoro al tuo editor. Che rapporto hai con il tuo editor? Hai un buon rapporto? Ti taglia tanto? Ti mette in difficoltà o fila tutto liscio? No, la mia editor lavora un casino. La mia editor, sì, mi fa un sacco di appunti, certamente. La cosa più divertente che mi sia mai successa. No, due cose. Io ho due ricordi bellissimi, cioè ricordi. Lavoriamo insieme sempre, per cui non è che sia una cosa del passato, però da quando lavoriamo insieme, abbiamo cominciato nel 2014, ci sono state due cose particolarmente divertenti. Una è che nel primo libro che ho pubblicato in assoluto nella mia vita, in particolare con Garzanti, la bozza originaria era lunga 2/3 di quello che poi è stato pubblicato, del libro che poi, come poi è uscito, no? E la gente non ci crede, perché come puoi avere notato, secondo me avrai intuito che io sono un filo logorroico e uno si chiede, quindi avevi scritto una cosa sintetica e te l'hanno fatta allungare anziché tagliare a te? E in effetti è stato un unicum nella mia vita. E l'altra cosa bruttissima è che la mia editor sa fare molto bene il suo mestiere, non solo nel gestire i contenuti del libro, ma anche nel saper porre con l'autore il problema del dover fare degli aggiustamenti. Io da editor, cioè perché io quando faccio l'autrice ho la mia editor e in più poi faccio la editor per altri autori, per altre case editrici che non c'entrano niente con la narrativa, fanno saggistica, però io quel problema ce l'ho. Perché un autore diventa molto geloso del suo lavoro e bisogna essere dei fini psicologi per
fargli capire che delle correzioni, dei raddrizzamenti, degli interventi sono necessari. La mia editor è talmente brava che io mi ricordo che nel secondo libro della saga di Vani Sarka mi ha detto: guarda, c'è questo personaggio che ci piace tantissimo, bellissimo. Abbiamo riso da pazzi, bellissimo, fantastico, devi dargli più spazio. Non puoi farlo entrare in scena al capitolo 10, deve entrare almeno dal capitolo 2, ma perché è troppo bello, una miniera d'oro, io tutta felice. Poi va al secondo libro. Oh sì, certo, non c'è problema, lo farò sicuramente. Mi ricordo che sono uscita dalla casa editrice, sono andata in metropolitana. Ho timbrato il biglietto della metropolitana, in mezzo al tornello della metropolitana mi sono bloccata, tipo folgorazione sulla via di Damasco, e ho pensato. Ho detto di sì, ma mi tocca riscrivere mezzo libro, perché la cosa a cui io ho detto di sì implicherà un lavoro immane e io ho detto di sì, felice, contenta, ringraziando perché me l'ha messa giù talmente bene che è stato un complimento. Aveva ragione, comunque aveva perfettamente ragione e non è stata la prima né l'ultima volta. Però è stata veramente bravissima. Io davvero ho un'ammirazione estrema per lei e ho tentato di fare tesoro del suo modo di lavorare, anche lavorando io nei suoi panni, insomma, con altri autori. Beh, insomma, mi sembra che abbiate modo anche di divertirvi e di fare del lavoro un valore, per usare anche un gioco di parole. E hai citato anche la casa editrice, io lo vorrei dire, Garzanti, voglio proprio ringraziare pubblicamente Giulia dell'ufficio stampa perché è sempre gentilissima, preziosa e davvero molto, ha molto senso pratico. Quindi siamo riusciti a organizzare benissimo questo incontro. Inizio a leggere un po' di commenti perché iniziano a esserci domande, commenti, quindi li leggo un po' in fila. Elisa chiede. Quando uscirà l'audiolibro su Audible, Il morso della vipera? A me piace prima leggere i tuoi libri e poi ascoltarli, perché letti da te prendono vita in tutt'altro modo. Quando tu parli, per me parla Vani. Ti adoro con tanti cuoricini. Te lo descrivo perché so che non stai vedendo la chat. Te ne leggo ancora qualcuno, così accumuliamo qualche domanda e poi fai una sintesi. Alessia dice: che bello vederti qui. Silvia, grazie Alice per la presentazione frizzante di un altro tuo capolavoro. Hai avuto dei prof straordinari e forse un po' li hai riversati in Reale e Candida. Quanto uno compensa l'altra? Grazie mille per quello che scrivi per noi appassionati. Adesso arrivo, scusate, che per noi appassionati. Poi Elisa, ma più la polenta è condita, più la parolaccia è grave? Mi fermo un attimo qui perché ci sono già tre domande praticamente in riga. La prima faccio un riassunto. L'audiolibro, quando uscirà? O si Oh, sa? notizia! Sì, invece sì, ma è notizia di un'ora fa, eh? È proprio uno Ah, scoop. bene, è la serata Sì, delle anteprime anche. veramente, oggi è una seratona, non pensavo. Comunque esce il 18 di maggio, quindi 2 giorni prima che esca il seguito del libro. Uno fa in tempo ad ascoltarselo velocissimo e poi a leggersi il seguito. Che ho visto, hai già pubblicato anche il titolo, diccelo tu, come si chiamerà il prossimo romanzo? Intitolerà Il grido della rosa, che può sembrare strano, ma è spiegato, ha un suo senso nel libro. A voi poi andare a caccia se volete del perché. È come il morso della vipera, insomma, che si capisce un po' leggendo il titolo. Infatti non ne abbiamo parlato perché è giusto che lo scopriate da voi. Qui la parolaccia più è condita, la polenta è più è grave. Benissimo. ecco la domanda sui professori. Ecco, quanto uno compensa l'altro? Questi praticamente un riferimento ai tuoi esempi, ai tuoi modelli, insomma, se sono stati Sì, importanti per te per questi sì, sì. personaggi. La lettrice che ha fatto questa domanda, la lettrice, vero? Sì, Una ragazza, Silvia. Silvia. Allora, Silvia è una grande esperta. Devo dire che Silvia è competente sul pezzo perché fa riferimento a un elemento preciso della serie precedente. Cioè, a un certo punto, nel terzo libro, compariva questo professore di nome Reale.
che è il professore d'inglese di Vani Sarka, la protagonista dell'altra serie, quando è al liceo. In alcuni flashback viene mostrata lei al liceo e c'è questo professore molto bravo che tiene delle lezioni che per lei sono così significative che poi se le ricorda anche. Cioè, non è un caso che ci siano questi flashback perché nella linea narrativa contemporanea del libro lei rievoca queste lezioni. Quel professore lì era ricalcato, ovviamente non al 100%, ma per tutte le cose buone, era, no, nonché per i pezzi che faceva leggere, cioè proprio la scelta dei brani da leggere e commentare, era ricalcato sul mio professore di inglese del liceo, che effettivamente è stato uno dei, devo dire, tanti bravissimissimissimi professori che ho avuto, perché io se c'è una cosa nella quale tante cose sono stata molto fortunata nella vita, devo dire, lo riconosco, alcune meno, alcune tante, molto. Una delle cose in cui sono stata molto fortunata è stata la scuola, perché ho avuto, specialmente nelle fasce scolastiche preuniversitarie, sempre qualche professore, a volte più di uno, bravissimo, veramente, veramente memorabile. E in questa serie qui, nella serie di Anita Bo, c'è Candida, che è la professoressa di dattilografia, che quando Anita e Clara andavano a scuola di dattilografia a 12 anni, insegnava quella materia e avendole viste, osservate un po', ha proposto che si mettessero in banco assieme, cosa dalla quale è fiorita la loro amicizia, è nata la loro profondissima amicizia. Candida aveva l'occhio lungo, perché Candida aveva visto in loro il germe di una somiglianza che ai più sfuggiva, perché Anita, molto carina, ma anche molto poco disciplinata e alla quale la scuola non importava. Clara, brutterella, un po' invisibile, però molto diligente, anzi direi proprio un po' secchiona, apparentemente diversissime, e in realtà entrambe molto ribelli nell'animo, non so se si possa dire così, molto, molto sotterraneamente ribelli, molto portate all'indipendenza di pensiero. Candida vede questa cosa e dice loro: imparate a conoscervi, imparate a sostenervi a vicenda. Credetemi, troverete l'una nell'altra una grande alleata, ed ha ragione perché da lì nasce una grande amicizia. Candida è anche una che alle sue allieve insegna le cose giuste. Insegna per vocazione, perché potrebbe permettersi di non lavorare, lei è un'altra che potrebbe permettersi di non lavorare, invece lavora, e lo fa perché crede nell'educazione, crede fortemente negli strumenti che si possono dare ai ragazzi per venire fuori, essere più forti, pensare con la loro testa e così via. Ora, io ho avuto una Candida nella mia vita, ma l'ho avuta anche con quel nome lì, la mia professoressa delle medie, proprio delle medie, di italiano, si chiama tuttora Candida, ed era assolutamente così. La Candida di Anita Bo è stata anche la mia Candida nella mia vita. Tra l'altro, piccolo dettaglio della serie Il fato ci ha messo lo zampino, io sono andata a vedere i registri delle scuole, gli organici delle scuole di dattilografia di Torino del 35 e degli anni precedenti, perché volevo che anche il percorso scolastico di Anita e Clara fosse verosimile, fosse documentato, perché tu prima dicevi questo non ha neanche la pretesa di essere un vero romanzo storico, ed è vero, perché non vuole essere quello, però la documentazione, specialmente quando parli di anni delicati come quelli lì, te la devi fare, c'è poco da fare, te la devi sorbire tutta dalla prima all'ultima pagina utile e anche qualcuna di più, perché sono, vai a toccare periodi, come dire, ancora bollenti nella percezione comune. Bene, io fra le altre cose sono andata a guardarmi come erano strutturate le scuole, gli insegnamenti nelle scuole di dattilografia. Scopro che nel 35, nella scuola perfetta per farci andare Anita e Clara, no? Per l'ubicazione, il quartiere, tutto, c'era una professoressa di dattilografia che si chiamava Candida Fiorio. Candida come la mia prof. Allora, io chiedo scusa ai discendenti di Candida Fiorio, ma non ho proprio potuto fare a meno di usare il nome vero della loro antenata, perché era proprio su un piatto d'argento che la professoressa di Anita e Clara potesse portare il nome della sua ispiratrice, cioè della mia prof. Ammetterete che era perfetto.
Fantastica coincidenza, davvero. Guarda, ti leggo ancora qualche commento perché sono pieni di cuoricini e di belle parole. C'è chi, Alessia dice che bello una pentalogia, mi aspettavo un seguito ma non pensavo 5, il 5 porta anche bene. Dorella chiede ad Alice se le piacerebbe che dai suoi libri fossero tratte delle fiction. Magari questa risposta ce la teniamo lì per dopo e tantissimi complimenti per la tua ironia e simpatia. Barbara chiede quali sono secondo te gli elementi comuni tra Vani e Anita? E Alessia, che ti aveva chiesto degli audiolibri, dice bellissimo, attenderò il 18 con doppia trepidazione, adoro i tuoi libri e audiolibri, quindi molto bene anche questa informazione sugli audiolibri. Sally dice io ho conosciuto Alice grazie alla bibliotecaria del mio paese leggendo Il morso della vipera, poi ho scoperto Vani Sark, quindi ho fatto il percorso a ritroso. Insomma, si può fare. Adoro l'ironia e il sarcasmo delle protagoniste di Alice che si intrecciano a riflessioni su temi importanti. Grazie Alice, un piacere averti conosciuta anche questa sera. Quindi rimangono un po' in sospeso alcune domande mentre ci avviamo verso la conclusione di questo incontro. Quella sulle fiction, intanto se vuoi dare una risposta, insomma, a questa curiosità che era venuta anche un po' a me, ve lo rivelo che mi era venuta un po' l'idea. Ci saranno delle fiction? Chissà. Qualche contatto, cioè, beh sì, anche un po' più di qualche contatto, perché questo è un momento, ve ne sarete accorti, in cui la produzione televisiva e seriale sta attentissima a cosa esce, editorialmente parlando, perché siamo diventati noi autori seriali una fonte di materiale a getto continuo. Ormai si fanno serie in continuazione, c'è bisogno di continuazione, c'è bisogno di alimentare, no? E quindi fatalmente un po' di curiosità, sì, c'è anche verso le mie due serie. Sono ancora tutte cose molto in progress, quindi non, però sono, come dire, gli incontri sono stati, le cose sono andate abbastanza avanti da poter avere diversi incontri con persone che lavorano nel settore e io devo dire che ogni volta che c'è un incontro che i due mondi collidono, no? Quello della produzione audiovisiva e quello dell'editoria, io mi diverto tantissimo perché si respira proprio un'aria. Secondo me deve essere un mondo foriero di una quantità di ispirazioni per nuovi racconti, nuove trame. Così. Infatti io ho sempre detto che se la cosa appunto, se esce una fiction, io non voglio metterci becco perché mi sono messa in testa che i prodotti siano totalmente diversi e un autore che ragiona come uno scrittore difficilmente può entrare nelle logiche della produzione audiovisiva, rompe soltanto le scatole e è anche percepito come un rompiscatole, secondo me. Quindi ne starei fuori, però vorrei guardare, vorrei poter assistere, vorrei poter ficcare il naso, zitta, da osservatrice silenziosa che non disturba, però mi piacerebbe un sacco vedere le dinamiche che si generano sul set o così nelle stanze in cui si decidono gli sviluppi, si giudicano le sceneggiature, deve essere super divertente. Beh, insomma, anche, mi sembra che anche il tuo carattere sia quello, è un'ottima qualità, quella di cogliere l'ironia, cogliere il divertimento e veramente voler godersi il più possibile le varie situazioni in cui ci si trova coinvolti. Quindi anche questo è un regalo che questa sera ci fai, questa bella energia e per cui anche Elena e anche Elisa ti fanno i complimenti. Adesso non riesco a leggerli tutti, però davvero grazie per questa calorosissima partecipazione che ci state dimostrando. E poi c'era quella domanda che era rimasta un po' in sospeso, se c'è qualcosa in comune tra queste due protagoniste, quindi Vani, che mi Guarda, pare insomma è stata molto amata come protagonista, e Anita. dunque, apparentemente sono diverse, proprio apparentemente nel senso di dall'esterno, come look, sono molto diverse, perché Vani è una darchettona, si veste tutta di nero, sembra Lisbeth Salander trapiantata a Torino, ciuffo nero tinto sugli occhi, e poi a un certo punto non sarà più nero tinto, ma vabbè, trucco viola, nero, pesante, impermeabilone nero, liso, distrutto. Dagli anni e dall'usura, anfibi, borchi un po' ovunque, e aria da pipistrello molto, molto poco rassicurante. Invece Anita è una bella figliola a cui piace moltissimo essere una bella figliola perché ha imparato che, siccome la gente tende a considerarla,
poca, come succede spessissimo a tutte le ragazze belle, lei non se la prende, ma la gira a suo vantaggio, essendo invece molto sveglia, no? E quindi, tra le altre cose, conosce le frecce a suo arco, e quindi vestitini graziosi, curve in vista, capelli, come si dice, aggiustati col ferro, no? Con l'arricciacapelli, come nella moda dell'epoca, e così via. Io me la immagino, dico sempre che io me la immagino come un incrocio fra una Silvana Pampanini, non so se avete presente, quella è una belletta un po' successiva, però quel tipo lì, no? Bruna Formosa, e una Vivien Leigh, Rossella O'Hara, per via della faccia particolarmente sarcastica che fa ogni tanto quando alza il sopracciglio. In realtà qualcosa in comune ce l'hanno. Intanto Vanni Sarka è una disperata amante della letteratura, le piace molto di più la gente di carta che la gente in carne e ossa. Anita no, Anita è socievole, però nel corso del primo libro ha già un'evoluzione e il sacro fuoco dell'amore per la letteratura, partendo dai gialli, la pervade, per cui a un certo punto anche lei diventa una che in un libro sa vedere molto di più di una semplice sfilza di parole. Tutte e due hanno un animo, come dire, una natura innata molto ribelle, molto incline a fare il bastian contrario. Non so come dire, non mi vengono più le parole, mi si sta incasinando tutta la sintassi, ma voi avete capito. Anita è proprio un peperino, anche a scuola, all'epoca della scuola, il suo hermano faceva polemica, sua madre. E Vani è più sommessa, è più il tipo a cui in realtà non frega molto, sta zitta perché tanto non ne vale la pena, però in realtà entrambe hanno l'olfatto fine verso alle cose che puzzano, che non le convincono. E poi tutte e due, e questo temo che ci sia un po' di ispirazione personale, sono un po' schiave della battuta. Vani fa delle terribili battute sarcastiche anche quando non dovrebbe, e sono socialmente inaccettabili, o quando nessuno le capisce, che è ancora peggio, le fa solo per sé perché non può tenersele. Anita anche ha la lingua lunga e ogni tanto fa anche, tipo nella descrizione dei primi giorni di lavoro con Sattacoso, ogni tanto tenta di fare dei commenti che lui, che è nella fase in cui deve fingere di essere inquadrato, preciso e rigoroso, non coglie, e la cosa, a lei questa cosa strappa gli schiaffi dalle mani, non lo può soffrire quando non è d'accordo su questo. Direi che questo è più o meno il quadro. Guarda, arriva addirittura un suggerimento dalla chat. Barbara dice: una serie di libri ambientati nel backstage di una fiction. Quindi può essere un'idea, magari domani mentre ti lavi i denti arriva l'ispirazione anche per un'altra serie. Intanto aspettiamo davvero con tanta trepidazione le prossime puntate della storia di Anita Bo. E devo chiudere con una domanda di rito, perché noi a tutti gli autori di Prata d'Autore chiediamo anche dei consigli di lettura. Allora, avete già capito che i libri di Alice Bassi sono tutti bellissimi, li dovete leggere tutti e saranno ore piacevolissime. Ma nell'incontro con gli autori a noi piace anche un po' chiedere quali sono i libri che agli autori piacciono. Alice, tu cosa stai leggendo o cosa ci consigli di leggere in questo periodo? Guarda, fortunatamente mi hai anticipato questa domanda perché altrimenti avrei fatto un sacco di casino a furia di correre dietro a mille suggerimenti, a mille idee. Io ho pensato di nominarvi tre libri. Uno l'ho anche pubblicizzato recentemente sulla mia pagina Facebook, quindi se per caso non doveste coglierlo bene, andate lì e poi scorrete un po' di post e lo trovate. Si chiama La fortuna aiuta il morto. L'autore è Stephen Spotswood, è edito da Mondadori. Mi sono divertita tantissimo perché è un libro di adesso, scritto adesso, però ricalca perfettamente gli stilemi dei noir degli anni 40. È ambientato nel 46. Le protagoniste sono due donne e tra l'altro appena uscirà Il grido della rosa, capirete perché questo libro mi ha fatto risuonare così tanto le corde della simpatia, perché nel grido della rosa c'è tutta una caccia, una ricerca di autrici femminili o protagoniste femminili di noir americani ambientati in quell'epoca, anni 30 e 40, che erano rare, però c'erano. Quindi sembra che qualcuno abbia pensato la stessa cosa e si sia interessato agli stessi temi, alle stesse figure, no? Poi, un altro libro che ultimamente è stato anche
ripreso e secondo me non lo sarà mai abbastanza. È un libro di una scrittrice, forse è anche una cara amica, forse non dovrei dirlo perché sembra, come dire, questi poi si conoscono tutti. Però io ho letto il libro quando è uscito e ho pensato, cavoli, tanto di cappello. Si chiama Il cielo dopo di noi e la scrittrice, l'autrice è Silvia Zucca, che tra l'altro con quel libro aveva fatto una cosa molto innovativa, cioè era passata dallo scrivere romanzi leggeri di intrattenimento a un vero romanzone storico, bello intenso, con una storia su due piani temporali, un'opera poderosa, basata su una documentazione accuratissima perché si ambienta durante la Seconda Guerra Mondiale e si vede che la signorina Zucca ha fatto un notevole lavoro di documentazione per rendere il clima e anche tutta la parte sostanziale dell'epoca. E poi il terzo libro che volevo proporre è una raccolta di racconti di Dashiell Hammett, che è uno dei noiristi giallisti più famosi sempre di quella fascia lì degli anni 30-40, americano, uno dei preferiti dei protagonisti di Il morso della vipera e Il grido della rosa. Racconti perché lui ha uno stile molto cupo. Anche rende benissimo le atmosfere dell'epoca, però può essere un po' ostico se uno non lo conosce già. Quindi con i racconti ci si avvicina meglio, hanno anche dei lampi di umorismo molto spesso. E si chiama L'istinto della caccia, e non perdetevi se lo cercate, l'introduzione, perché l'introduzione è scritta dalla compagna, da quella che fu la compagna di Dashiell Hammett e racconta la sua vita ed è. Secondo me è più appassionante degli stessi racconti, senza nulla togliere ai racconti. È veramente stata una vita incredibile, turbinosa e interessantissima. Ma grazie, grazie, grazie anche di questi consigli di lettura, perché noi veramente speriamo con questi incontri anche di ingolosirvi un po' con gli autori che presentiamo, ma soprattutto ad aumentare davvero l'incontro con le storie, con le storie che possono farci bene, accompagnarci in questo periodo in cui, volenti o nolenti, abbiamo comunque tutti un po' di più tempo. E quindi investirlo nel leggere dei bei racconti, delle belle storie, è sicuramente un ottimo modo che noi ci sentiamo proprio di proporre e di promuovere. Quindi che dire, guarda Alice, grazie davvero, continuano ad arrivare complimenti e io vi ringrazio proprio per il calore che ci state dimostrando. Arrivano anche delle domande di curiosità sul prossimo libro, ma attendiamo ancora qualche settimana e poi insomma ce lo potremo gustare e chissà, magari riusciremo anche a incontrare ancora Alice Basso in uno dei nostri prossimi incontri. Noi davvero ce lo auguriamo tantissimo. Alice, io starei qui con te a parlare per ore e ore e ore, ma anche online, giusto? Avere un coprifuoco? No, sto scherzando, però insomma ci hai ingolosito, ci hai incuriosito e ci hai lasciato la voglia di incontrarti ancora, che questo è molto importante. Io, prima di salutarvi, vi voglio ricordare che giovedì 27 maggio sarà con noi Alberto Cancian. Vi diremo in che formula, non lo sappiamo ancora se dal vivo in teatro o se ancora online, si vedrà, ma lui ci sarà con il suo libro The Journey of Joy, quindi proprio il viaggio della felicità in Asia. Ringrazio tantissimo ancora i miei colleghi di Orto Teatro, siamo una squadra e quindi io sono qui, ma loro ci sono e davvero sono importantissimi. Lea Del Negro, la bibliotecaria di Prata di Pordenone, che è pronta ad accogliervi con un sacco di consigli e suggerimenti di lettura. Ringrazio l'assessore Katia Cescone e tutta l'amministrazione di Prata, con cui stiamo già un po' lavorando anche al programma estivo, così vi do anche questa anticipazione, perché qui non ci si ferma mai, la cultura davvero continua ad andare avanti e noi ne siamo felicissimi. E mi sa che ho detto tutto, è arrivato ancora un commento di ringraziamento. Grazie a voi davvero, grazie Alice, ti lascio per un saluto finale, se vuoi salutare anche tu il pubblico e un grande abbraccio a tutti. Alice, a te. Guarda, grazie tantissimo, è stato un vero piacere. E ragazzi, scusate, mi avevo promesso che avrei sbracato, avrei detto un sacco di cose sul Grido della Rosa, non ho detto niente, ma tanto ci sarà tempo prossimamente, vero, per parlarne. Oggi abbiamo chiuso con il morso della vipera. Ciao, libro! Assolutamente sì, assolutamente sì. Così ancora chi non l'ha letto in tempo per prendere il passo. Un grande abbraccio a tutti, buona serata. Ci vediamo giovedì 27 marzo. Ciao Alice Basso e buona lettura del Morso della Vipera a tutti. Buonanotte!